Dunque, abbiamo da 20 minuti passato la frontiera tra la Norvegia e la Russia, dopo 6 ore circa di attesa. I controlli sono stati molto meticolosi, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, qualcuno pensava anche peggio. Pareri e sensazioni da parte del mio equipaggio che mi ospita sulla città di Milano. Ma buonasera. Partiamo dal capo spedizione, scusa sì. La luce, ma sennò non si vede, vai, capo. Vai tranquillo. Ok, cosa ne pensi di questa attesa? Pensavi a qualcosa di peggio, meglio? Ma io onestamente mi immaginavo che poteva essere così come poteva essere molto peggio. Devo riconoscere che mentre all'inizio era un po' turbolenta la questione, alla fine è andata molto liscia e anche i doganieri russi si sono dimostrati molto disponibili, anche quando hanno scoperto lo strumento del CNR, che onestamente a un certo punto ci ha fatto sudare un po' freddo tutti quanti. Vogliamo comunque tranquillizzare Maurizio che il suo strumento non è stato toccato accidentalmente, anzi è stato appositamente riposto nel suo alloggio. Destinazione, capo spedizione? Murmansk. Circa 200 abbondanti chilometri. Quanto ci si metterà in tempo? 6 ore. Fatte apposta per noi, sono tutte che dovrebbero garantirci la temperatura fino a meno 60 e queste tutte adesso aumenteranno gli ingombri che noi abbiamo nei vari veicoli. Comunque eccoci, ormai siamo arrivati al completamento degli accessori che noi ci aspettavamo e accade a Murmansk, la prima grande città russa che noi abbiamo incontrato, e oggi si parte. Farò un po' misto italiano-inglese prima di tutto, perché vorrei la prima volta dare benvenuto a Mikhail Glanz. When you are ready you can follow me. I'm absolutely ready. Mikhail sarà la nostra guida fino a Wellen, pertanto Mikhail è il nostro riferimento importante. In secondo luogo volevo ringraziare, ovviamente formalmente dopo i ringraziamenti di Stefano e di Gianni a nome dell'organizzazione, anche a nome del capo spedizione. Sapete che il capo spedizione ha un ruolo abbastanza di forma più che di sostanza. Comunque benvenuti. Dopo aver fatto questo lavoro straordinario, perché è stato un lavoro bellissimo, l'idea era bella, la possibilità di migliorare i veicoli sono belli. Io credo che questo tipo di creatività ci serva anche in continuazione. Noi dobbiamo insieme migliorare quelle che sono le nostre performance. Qual è il nostro programma di oggi? È incominciare a muoverci per andare ad Arkhangelsk. Noi abbiamo sostanzialmente 1664 chilometri che dobbiamo fare entro il 19 alle ore 5 del mattino. Pertanto facciamo 4 calcoli, abbiamo questa esigenza di stressare un po'. Potete immaginare perché. Tu una notte vai a dormire e vai nel saccapelo e ti metti sopra la copertina di qualunque sotto zero. Il tuo alito contiene molta umidità.
tu sei a 37 gradi dentro, l'alito esce, la temperatura fuori è meno 10, meno 20, che sia, l'alito, l'aria umida si condensa dove? Sopra il tuo sacco a pelo e sul tetto della tenda. Quindi tu la mattina ti svegli con uno strattino di ghiaccio sul sacco a pelo, scalda, e la sera arrivi che hai di nuovo una copertina asciutta. Così mantieni il sacco a pelo e tenda asciutto, se no ghiaccio. Bello, eh? Oddio, tienimi il posto perché al limite sì, dove sei te. Andiamo! Segaiolo! Colore! Non ho più colore, forza! Chat, si gira! Madonna! La foto di gruppo! Dai, comincia a farne qualcuna! Tanto comincia! Comincia a Grace! Manca Loris! No, non correre, no! Corre! Daniele, corri! Così qua dopo dice qual è Eric, okay. Quello per terra. The digger out, yeah? Roma, Fram. Mi serve qua Claudio. Il Fram è uscito leggermente di strada e ha bisogno di una mano per essere recuperato dal mod. Yeah? The second. We take the second daily with
with the rope and yeah. Move, let's move. Let's try. Take care. Vai, Valdi! Vai, vai, vai! Valdi! Claudio, tell and I will see. Basta, vai in avanti! On the right side, there is a hole. Yeah, yeah. On the right. No. Passalo doppio? Passalo doppio? Vieni dietro. Loris si metterà sul lato con la corda, con la cima di sicurezza per nel caso la macchina vada giù, e nel frattempo vediamo se riusciamo ad attaccare anche una droffia, una cima di sicurezza per l'auto, nel caso che l'auto, se l'auto va giù, che se non va giù giù ma si impianta, possiamo anche recuperare l'auto. What are you trying to do to me?
sapore di pane.